Buongiorno a tutti, anche quelli che ci seguono in streaming. Ricordiamo che Parametro è un'iniziativa dei laboratori dal basso e oggi inizia l'ultima parte del laboratorio, che è quella più operativa laboratoriale, che sarà condotta da Andrea Graziano di Codeit e da Amleto Picerno Ceraso. E oggi iniziamo con una lecture di Andrea e subito dopo ci organizziamo con i tavoli e organizziamo il gruppo di lavoro. Vi ricordo che, siccome ci sono state molte iscrizioni, con alcuni di voi abbiamo confermato la possibilità di seguire il laboratorio, per tutti gli altri sarà data occasione di seguire il laboratorio in qualità di uditori. Non ci odiate, però abbiamo degli ovvi limiti logistici per potervi seguire tutti nel migliore dei modi. Questo è tutto, dopo ci aggiorniamo per quanto riguarda i dettagli. Lascio la parola ad Andrea e lo ringrazio anticipatamente di essere qui. Grazie mille. Ho già il microfono. Okay. Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qua, di essere stato invitato per condurre questo workshop in questi 4 giorni che verranno. Abbiamo deciso di mettere la lecture all'inizio di queste 4 giornate perché la lecture che vi presento fra pochi minuti è un'introduzione, chiamiamola il framework teorico che bene o male guida poi le sperimentazioni che faremo in questi 4 giorni. Quindi la lecture che presenterò in un certo senso è l'accompagnamento assolutamente dovuto a delle spiegazioni che saranno molto più tecniche. Alcune informazioni su chi sono. Io sono Andrea Graziano, sono un architetto, sono di Torino, sono uno dei 3 membri fondatori di Codeit. Codeit è Computational Design Italy, Codeit è un hub in un certo senso di ricerca, nato nel 2010. In questo momento Codeit è formato dai 3 membri fondatori più altre 9 persone che collaborano e in un certo senso gravitano attorno alle nostre ricerche. Ci occupiamo di svariate attività, di cui la principale sicuramente è quella di educazione. Ci muoviamo in un ambito internazionale con numerosissimi workshop ogni anno. Poi ovviamente di networking, per chi un minimo ci conosce già o per chi non ci conosce, siamo molto presenti su qualsiasi social e facciamo della diffusione di ciò che facciamo e anche di ciò che leggiamo, uno dei nostri canali principali per in un certo senso introdurre il rinnovamento che andremo a vedere fra poco. In questo momento ci stiamo occupando anche di molte consulenze all'estero, fra Ginevra e Dubai, e ovviamente in tutta questa cosa qua c'è anche l'attività di lecturing in diverse università. Queste qua sono una sintesi di alcuni nostri lavori, giusto perché la lecture sarà molto teorica e non mira a presentare ciò che facciamo, ma il framework teorico, ma noi ovviamente ci lavoriamo molto nel campo della ricerca e della sperimentazione, magari vedremo qualcosa in questi giorni. Come dicevo, workshop, la diffusione di conoscenza e le varie attività di sharing. Tenete presente che tutto ciò che facciamo normalmente viene anche condiviso in rete, quindi le cose che vedrete in questi giorni le potete trovare anche diffuse in rete. Bene, direi che possiamo iniziare con la lecture vera e propria, che in realtà è una sintesi di 2 lecture che normalmente presentiamo. Perché questa sintesi? La prima parte, come vi dicevo, è per spiegare che cosa sta avvenendo nel campo del molto in generale del design in questo momento, a livello sia internazionale e in qualche parte anche se ridotta a livello nazionale, mentre c'è una seconda parte che tenderà a spostare l'attenzione su quello che è la ricerca, quindi le attività in un certo senso di punta della ricerca internazionale, soprattutto guardando al 3D printer, perché è un argomento che affronteremo in questi giorni. Quindi inizio la lecture dal titolo, che è molto ambizioso, Design Revolution, ma anche Evolution. Mi scuso per la qualità delle immagini, ma ovviamente c'è tantissima luce, quindi non so se sono perfettamente visibili.
Solo per dire che in questi ultimi 10 anni a livello di ricerca si sta effettivamente attuando una rivoluzione che andremo a vedere. Sarà un'ora e qualcosa di lecture, magari un pochettino impegnativa, quindi vi chiedo, prendete un bel respiro, perché stiamo per iniziare. Sul serio, è obbligatorio. Ci siete? Facile a sufficienza, giusto? Ok. Solo per dire che quello che avete appena fatto, ovvero fare la cosa più semplice che possiate fare quotidianamente, lo fate più di 10 milioni di volte ogni giorno, ha innescato tutta questa serie di reazioni chimiche. Il gesto più semplice in assoluto ha innescato una serie di reazioni chimiche all'interno dei vostri alveoli polmonari che vi permettono ovviamente di sussistere, attivando determinati metabolismi. Bene, questo per dire che la semplicità è solo un modo conveniente per guardare alla complessità, ma se cominciate a guardare alle cose con maggiore attenzione, la complessità è il parametro di riferimento per ogni cosa, ok? Qualsiasi. Bene, un'altra parola che conoscete sicuramente bene, a meno io la conosco molto bene, si chiama crisi, se ne parla tantissimo da alcuni anni. Tenete presente, questa lettura è del 2009, quindi prima che determinate cose succedessero. Perché si parla tanto di crisi, ma nei termini sbagliati? Primo, il termine crisi, se cercate su qualsiasi vocabolario, non ha nessuna accezione negativa. Il termine crisi è, a tutti gli effetti, è un momento decisivo, cruciale, un momento di svolta, in cui c'è un cambiamento repentino. Quindi, il momento di crisi non è qualcosa di necessariamente dannoso o negativo. È un momento in cui un cambiamento all'interno di un metabolismo, all'interno di un processo, è repentino, per cui noi non siamo adeguati o adatti a cambiare alla stessa velocità. È una cosa molto importante da spiegare, perché la crisi a un certo punto provoca delle fratture e necessita di rinnovamento. Tenete presente che in ogni periodo storico, da quando l'uomo è su questo pianeta, l'uomo ha sempre cercato di spiegarsi ciò che è intorno attraverso degli schemi, dei modelli, modelli economici, modelli filosofici, modelli matematici e quant'altro. Bene, questi modelli, una volta elaborati, tendono a permanere, quindi il modello tende a permanere nel tempo. Ma ciò che abbiamo intorno è molto più veloce nel cambiamento dei modelli che noi realizziamo. Quindi, mentre il modello permane, i cambiamenti continuano a crescere. E soprattutto negli ultimi anni sappiamo che la velocità di questi cambiamenti si è impennata radicalmente. Quindi, questo divario che c'è fra il modello che abbiamo costruito per descrivere il mondo e il mondo reale aumenta sempre di più. Bene, questa è la crisi, il gap che c'è fra queste due linee è la crisi. A un certo punto, ovviamente, le regole che ci siamo creati per descrivere quello che succede non lo descrivono più. Quindi abbiamo bisogno di nuovi modelli. Di quanti modelli abbiamo bisogno? Questa è una cosa molto importante, soprattutto non solo nel campo del design, in qualsiasi genere di disciplina, sia scientifica che non. Tenete presente, abbiamo bisogno di più modelli possibili. Perché? Perché se un modello non è adatto, abbiamo più possibilità che un altro modello lo sia. Un esempio molto semplice. Ci sono popolazioni in Africa, nel centro Africa, fatte di pochissime persone, quindi 150-200 elementi, e c'è una popolazione nello specifico che è la popolazione che beve di meno in assoluto sul pianeta. Bevono all'incirca 0,5 litro d'acqua al giorno, che è veramente una quantità molto limitata. Per quali motivi? Approvvigionamento idrico, per cui devono fare tantissimi chilometri, scarsità di popolazione e quant'altro. Bene, mentre in questo momento questa popolazione è una popolazione in un certo senso destinata a estinguersi, mettiamo che domani avviene un accadimento molto drastico sul pianeta per cui la scarsità d'acqua diventa l'elemento cardine. Bene, questa popolazione è l'unica destinata a sopravvivere, o quella con maggiori probabilità di sopravvivenza.
Ed è per questo che abbiamo bisogno di più modelli possibili di descrizione delle cose. Quindi, tutte le volte che qualcuno propone un'idea diversa, un punto di vista diversa, ovviamente deve essere criticato per gli aspetti che possono essere criticabili, ma è necessario avere qualcuno con cui confrontarsi con punti di vista diversi. E questo è la base di ogni disciplina. Ed è, questo è uno anche delle più grosse critiche che sinceramente io muovo al panorama italiano. Il non saper accettare il fatto di avere diversi punti di vista di pensiero. Bene, due frasi molto, molto importanti in un certo senso. Conoscete Richard Feynman? Bene, siete molto fortunati perché potete arrivare a casa e andare su Google. Richard Feynman è uno dei fisici che ha segnato il secolo scorso e continua a segnare, nonostante non ci sia più, il secolo attuale, per le sue importantissime scoperte, ma anche per il suo modo di approcciare la disciplina della fisica. Bene, il paradosso, ovvero anche la crisi, è solo conflitto fra la realtà delle cose e ciò che voi pensate della realtà delle cose. Ed è effettivamente così. Ciò che voi pensate del mondo è molto diverso da ciò che il mondo è. Quindi questa è una cosa sempre a tenere presente. Un'altra cosa, il mondo come l'abbiamo creato come processo del nostro pensiero e non può essere cambiato se non cambiando il pensiero che l'ha pensato. Questa è un'altra frase molto importante. Bene, cominciamo a entrare nel vivo delle cose. Una delle parole ovviamente principali che in questo momento cominceremo a sentire è cambiamento. Tutti quanti parlano, dobbiamo cambiare, perché appunto siamo in un momento di crisi, di stasi, di cambiamenti repentini. Questa immagine è un'immagine satellitare di un satellite NASA che fa vedere una cosa molto importante. Noi possiamo vedere in questa immagine che sta succedendo qualche cosa, giusto? Penso sia palese per tutti. Ma non sappiamo qual è l'evento che l'ha creato. Questo per dire una cosa, il cambiamento come un continuo interagire di forze all'interno di un campo è una condizione inevitabile, è una condizione che esiste permanentemente. Qualsiasi cosa, se la guardate abbastanza bene, è in continuo cambiamento, ok? Bene, e ogni cambiamento ovviamente innesca altri cambiamenti, teoria della complessità e quant'altro, ok? Questa immagine non percepiamo che cosa sta succedendo, ma il cambiamento è evidente. Se c'è cambiamento, c'è variazione. Questa è un'altra parola chiave. Se pensate a questo spazio, una domanda generica, che temperatura abbiamo all'interno di questa stanza? Sparate, è un numero. Come architetti normalmente tendiamo a dire, ok, c'è una temperatura 22, 24, 25, quello che sarà, ok? In realtà non c'è nessuna temperatura o ci sono moltissime temperature. Cos'è che decide che temperatura c'è all'interno di questa stanza? La nostra capacità di scansionare lo spazio, la nostra capacità di avere una determinata risoluzione. Per cui, se siamo in grado di avere una risoluzione abbastanza precisa, possiamo dire che in ogni millimetro di questo spazio c'è una temperatura diversa e soprattutto non c'è una temperatura diversa, ma c'è un variare di temperature, per cui nessuna temperatura è statica. Quindi è alla base degli strumenti che andremo a usare in questi giorni il fatto di poter leggere e utilizzare le variazioni come elemento cardine del design. Di essere capace di leggere le variazioni e implementarle all'interno di processi che descrivono un design è alla base di quello che facciamo. Bene, viviamo dentro gradienti e transizioni? Raramente abbiamo uniformi condizioni uniformi, ok? Raramente, è una cosa molto rara. Questa è una piccola seppiolina. Vedete che nel momento in cui è toccata da un agente esterno, da un fattore esterno, le sue cellule cromatofore che stanno sulla skin, sulla pelle, cambiano repentinamente colore.
Vedete? Bene. Questa immagine la uso per descrivere... Oh, scusate. Ho fatto una cavolata. No, è qua. Per descrivere un concetto chiave. Il concetto di interazione. Il concetto di interazione è un concetto chiave. Come si può descrivere? Uno, il concetto di interazione è descrivibile tramite tre elementi. La capacità di leggere uno stimolo, quindi una sensibilità, la capacità di elaborare le informazioni che arrivano da questo stimolo e la capacità di rispondere a queste informazioni. Questo è alla base del concetto di interazione. Quindi uno stimolo esterno che viene detto esogeno scatena una rete più o meno complessa di effetti che vengono detti processi endogeni. Okay? Alla base di tutti i processi in natura, tenete presente, alla base di tutti questi processi c'è uno scambio di informazioni in termini di materia e energia. Qualsiasi tipo di scambio di informazioni in natura, dentro il vostro corpo, fuori il vostro corpo, nel vostro cervello, non ci sono informazioni che fluiscono come informazioni, ma energia e materia. Il vostro cervello è guidato da una rete di stimoli elettrici che scatenano una serie di reazioni chimiche, per cui pensate quello che pensate in un certo senso. Poi il concetto di consciousness è ancora un'altra cosa. Comunque, l'informazione è un'altra di quelle parole chiave. Le informazioni sono pervasive. Ogni processo, come vi dicevo, è basato su uno scambio di informazioni, sotto forma, in natura, di materia e energia. Questo è un bellissimo video della IBM di qualche anno fa, si chiamava Data Baby, e fa vedere che come nel primo istante in cui siamo sul pianeta, il nostro corpo comincia a assimilare informazioni, e non lo fa solo con i sensi, lo fa con tutto il corpo. Se non lo sapete, il nostro corpo umano viene descritto nella scienza delle complessità, ma anche nella cibernetica, come wetware. Ovvero essere organici in grado di computare tutto il tempo. La nostra pelle, a tutti gli effetti, continua costantemente, in ogni singolo millimetro quadro, computare la temperatura, l'umidità esterna e a reagire di conseguenza. Noi pensiamo con ogni singola molecola, ogni singola cellula, ok? E reagiamo agli stimoli esterni. Bene, l'informazione è pervasiva e ogni processo è basato su scambi di informazioni. Che tipi di informazioni abbiamo? Due tipi di informazioni. Informazioni codificate. L'uomo ha sviluppato, da quando esiste la società in un certo senso, modi propri di scambiare informazioni. Linguaggi, poesia, musica, pittura. Qualsiasi di queste attività è autonomamente sviluppata per scambiare informazioni. Le informazioni in un certo senso sono codificate, l'uomo ha deciso dei codici attraverso cui scambiare questo genere di informazioni. È esplicita e basata su delle convenzioni. Nel momento in cui c'è una convenzione è possibile scambiare l'informazione. Anche la realtà aumentata, altri generi di informazioni assolutamente codificate. Ma esistono informazioni che soggiacciono a queste cose e che noi ormai leggiamo autonomamente senza percepirle, senza pensarle. Se dovete scegliere una di queste banane, sapete già quale fare. Ci sono delle informazioni implicite nel colore della banana che voi leggete autonomamente, non dovete neanche stare a pensare a qual è la banana da comprare se volete mangiarla stasera o fra una settimana, giusto? Queste sono informazioni embedded, quindi all'interno degli oggetti stessi. Una domanda. È questa una macchina? Sì, no, forse? Chi è per il sì, alzi la mano. 1, 2, 3, 4. La mano alzata a questa altezza non vale. Ok. Chi è per il no? 1, 2, 3, ok, bene. Bene, questa non è assolutamente una macchina, quella descritta nella foto. Perché? La macchina inizia a esistere come sistema solo nel momento in cui mettete tutte le parti in relazione, ok?
Quindi la macchina non è un oggetto, la macchina è un sistema. Le parti da sole non costituiscono le proprietà dell'intero, non c'è verso, ok? E un sistema è definito solo dal set di relazioni fra le parti. Quella macchina non può andare da nessuna parte finché non mettete le parti in relazione una con l'altra, giusto? Cominciare a pensare alle cose come sistemi definiti da set di relazioni è alla base di qualsiasi disciplina scientifica in questo momento. Un sistema come può essere descritto? Parti endogene e parti esogene. Le parti endogene, processi o fattori che già sono dentro il sistema. O parti esogene, processi o fattori che giacciono al di fuori del sistema. Ma entrambe fanno parte del sistema, ok? Un esempio. Il sistema macchina, di cui abbiamo appena parlato, nel corso degli ultimi 200 anni, da quando le macchine esistono in un certo senso, noi abbiamo sviluppato macchine a seconda delle condizioni esterne. Volevamo andare in montagna, 4x4, vogliamo andare in pista, Formula 1, NASCAR e quant'altro, vogliamo andare, non lo so. Abbiamo sviluppato diverse macchine a seconda di diverse condizioni esterne, giusto? Ma è successo anche l'opposto. Man mano che le macchine miglioravano le proprie performance, abbiamo cambiato i sistemi esterni. Le strade hanno cambiato gli asfalti, maggiore aderenza, curvature, paraboliche, sezioni e raggi di curvatura, ok? Sono due parti del sistema che hanno scambi reciproci, ok? Se le macchine cambiano, cambiano le condizioni esterne, se cambiano le condizioni esterne, cambia la macchina. Bene, questo che ho appena descritto è un sistema a rete, ovvero un gruppo o un sistema di cose interconnesse, in cui ognuna implica effetti sulle altre. Se non conoscete anche questi due personaggi di cui vado a parlare adesso, ovvero Albert Lazio Barbasi e James Fowler, prendetevi il tempo per farlo, perché sono due persone che hanno rivoluzionato in un certo senso le scienze della complessità, il primo, e le scienze politiche, il secondo. Bene, queste due frasi sono prese da un'intervista di 3 o 4 anni fa in cui discutevano della rete, di come il modello della rete sia inevitabilmente l'unico modello che possiamo usare per descrivere le cose che abbiamo intorno a noi. Dobbiamo pensare circa le reti come il comune denominatore di tutti i sistemi complessi, diceva Albert Lazio Barbasi, e Fowler, sempre durante questa intervista, diceva una cosa che ci sorprende un sacco riguardo le reti è che hanno completamente trasformato il modo in cui pensiamo alle informazioni. Non potete pensare a come le informazioni stanno trasformando il mondo senza pensare al sistema delle reti, perché è l'unico che può descriverlo abbastanza coerentemente. Abbiamo introdotto il concetto di complessità. Primo, non fate l'errore assolutamente italiano di confondere la complessità con il complicato. Sono due cose assolutamente diverse. In inglese sono già diverse di suo. Complicato non è complesso. Complicato è una cosa dura da fare, cose simili. Complesso è tutta un'altra cosa. Bene. Molte volte la complessità, soprattutto in natura, ce lo rende molto evidente, la complessità non è nient'altro che l'interazione di due semplici processi, due semplici regole, messe insieme molte volte danno risultati molto complessi. Quindi non è necessario avere complicate cose all'interno, ma regole molto semplici messe insieme danno risultati complessi. E questa è una cosa alla base, di nuovo, di ogni disciplina scientifica. Facciamo un salto a osservare determinate un fenomeno che ultimamente sta avvenendo, soprattutto nelle discipline sia architettoniche e da alcuni anni anche nel design. Molti designer o molti architetti in questo momento si stanno guardando alla natura come fonte di ispirazione. Bene, tutte le volte che un designer, un architetto prende come ispirazione la natura, ma prende la forma della natura,
cominciate a storgere il naso, ok? Tutte le volte che cerchiamo di imitare meramente la forma di qualche cosa di naturale, non stiamo andando facendo molti progressi. Le cose più interessanti cominciano a venire nel momento in cui cominciamo a guardare la natura nei suoi processi. Imparare a come la natura ha sviluppato determinati processi per sussistere è un modo molto interessante per capire come la complessità, come un sistema che è in moto da milioni di anni reagisce ai cambiamenti. La natura appunto non è solo un'immagine pittoresca con cui guardare alle cose, non è un innamoramento per ciò che ci appartiene da quando siamo nati, ma in realtà è un sistema adattivo complesso, pieno zeppo di soluzioni efficienti e processi in continuo adattamento e evoluzione. Ed è per quello che cominciamo a guardare la natura. Scoprire come reagisce ai cambiamenti è fonte di ispirazione per noi e per adattarci ai cambiamenti in atto. Parlando di natura, dobbiamo anche cominciare a parlare di metabolismi. Cos'è il metabolismo? Il metabolismo è l'obiettivo di ogni essere biologico, la sussistenza, ovvero attivare set di reazioni chimiche che permettono all'organismo vivente di mantenere la vita. Okay? Questo che vedete qua è un poro su una foglia, okay? Ma potrebbe essere tranquillamente un poro sulla vostra pelle. Cosa succede? Una serie di sensori che sono posti tutti attorno monitorano costantemente le condizioni al contorno, nell'ambiente esterno, e scatenano il comportamento del poro, che quindi si apre, si chiude, cambia le proprie prestazioni in base alle condizioni. Quindi chiudersi vuol dire mantenere maggiore vapore acqueo, temperatura e cose simili. Quindi questo è il concetto chiave di metabolismo, ovvero un set di reazioni atte a mantenere o adattarsi ai cambiamenti esterni. Risaltiamo sul... Oh, non si vede lo schema, scusatemi. Non so come mai. Questo era un grafico, non so perché non si vede nella presentazione. Comunque, alcuni esempi per darvi l'idea di che cosa avviene nel campo della computazione. Queste qua sono informazioni di un anno fa, ma ancora abbastanza attendibili. Tenete presente che un laptop commerciale di buonissime prestazioni, come quello descritto lì sotto, ha una capacità operativa in termini computazionali di 113.000 MIPS. Sapete cos'è un MIPS? Million Information per Second. Quindi potete elaborare un milione di operazioni al secondo con un MIPS. Okay? Questa è la capacità operativa in termini computazionali di un processore di un Apple MacBook Pro 15. Nel grafico, scusate, ve lo devo raccontare perché non lo vedete, comunque sull'asse delle ordinate avevate i tre tipi di computer e sull'asse delle ascisse la capacità operativa. Bene, questa informazione è molto vicina allo zero. Il Tian 2 un anno fa era il primo supercomputer sul pianeta, quindi era posizionato al primo posto nella top 500 e la capacità operativa era di... innanzitutto aveva 3 milioni di core, comunque la capacità operativa, il picco teoretico era di 54.902 teraflops, che sono 1000 MIPS, ok? Quindi un salto gigantesco rispetto al processore precedente, ma nel diagramma era ancora collocato molto vicino allo zero. Questo perché? Perché il terzo computer di cui parliamo, che è il nostro cervello, ha una capacità operativa in termini di computazione completamente fuori scala, ovvero 20 trilioni di gigaflop. Okay? Tenete presente che solo nel dicembre del 2011 tutti i computer presenti sul pianeta hanno raggiunto la capacità computazionale di un solo cervello. Solo per dare la misura di quanto noi siamo complessi in un certo senso e qual è la nostra capacità in termini operativi. Bene, voglio introdurre un altro concetto assolutamente chiave nel campo del
della teoria della complessità 1, ma anche nel chiave nel campo del design ultimamente, ovvero il concetto di emergence. Emergence non traducetelo come emergenza in italiano, non è una cosa che ha urgenza di succedere o un momento di panico o cose simili, no. Emergence è un fenomeno che avviene in natura in moltissimi casi quando voi prendete, come in questo caso che è uno stormo di uccelli, se voi prendete uno stormo, anzi un singolo uccello che appartiene a uno stormo, sicuramente non potete intravedere le feature, le capacità di organizzarsi di quando mettete moltissimi uccelli assieme in uno stormo. E quando prendete uno stormo che ovviamente ha una bellezza intrinseca nei suoi movimenti, che per anni abbiamo cercato di studiare, solo da poco abbiamo in un certo senso capito, è successa una cosa. Si è scoperto che non esiste un capo branco che dice ok ragazzi, tutti a destra, tutti a sinistra. No, non esiste assolutamente questa cosa qua. Uno stormo è guidato da tre semplicissime regole. Regole che appartengono a tutti i membri, ma che si evidenziano solo quando mettete i membri tutti assieme. Perché? Perché le tre regole sono separazione, allineamento e coesione. Quindi, separazione. Ogni uccello cerca di mantenersi a un minimo di distanza dagli altri. Allineamento. Ogni uccello cerca di computare in tempo reale una media della direzione dello stormo. Ogni uccello, coesione, cerca di non essere troppo distante dallo stormo. Queste sono le tre regole che in realtà guidano questo sistema che è molto articolato, ma sono regole molto semplici. Infatti moltissima della computazione nel campo del design che sta avvenendo in questo momento è basata sugli swarming system, cioè sistemi capaci di avere delle regole intrinseche, quindi voi non disegnate il prodotto finale, disegnate le regole proprie dei membri e vedete cosa succede nel sistema. Bene. Quindi, scusate, emergence come l'apparire di nuove proprietà che appaiono quando un sistema eccede un certo livello di misura o di complessità, proprietà che sono assolutamente assenti nelle parti costituenti, ma che emergono, emergence, solo nel momento in cui mettete le parti insieme. Vi ricordate il sistema come set di relazioni? Questo è un sistema a tutti gli effetti. Parlando di emergence bisogna anche cominciare a parlare di elegance, eleganza. Qua l'italiano continua a fregarci in tutti i modi. Eleganza non ha nulla a che fare con, in un certo senso, non è vero che non ha nulla a che fare, ma non è relativo all'estetica. Non è relativo al concetto di beauty, non è relativo al concetto di fashion, design o cose simili. Elegance è il modo in cui la complessità viene articolata in natura. Guardando questa immagine, come milioni di altre immagini, percepiamo uno, c'è un ordine, percepiamo una complessità, percepiamo che c'è una sorta di eleganza. Queste sono sensazioni che ci arrivano, di cui in realtà non riusciamo a leggerle nel loro formarsi, ma le vediamo. Bene, l'eleganza articola la complessità, la rende leggibile e ordinata in un certo senso. Questo è un esempio assolutamente classico, il broccolo romano, il cavolo romano, come si chiama, e ci permette di parlare di una cosa che è alla base del concetto di eleganza, ovvero il concetto di pattern. Che cos'è un pattern? Un pattern è una sequenza nello spazio e nel tempo con cui le informazioni sono immagazzinate nella materia. Ok? Percepiamo che c'è questa eleganza, che c'è questa complessità, che ci sono delle regole di base. Bene, il pattern è la parte visibile di queste cose e come l'eleganza si articola. E dipende da come le informazioni sono immagazzinate nella materia o come vengono organizzate, perché la materia cresce continuamente, quindi come vengono articolate nel tempo. Stessa cosa con i tool digitali che andremo a usare in questi giorni, ma con ogni genere di tool digitale. Bene, i digital tools processano, immagazzinano le informazioni nello stesso modo con cui lo fa la natura, ovvero attraverso la pattern recognition, cioè immagazzinare le informazioni nello spazio e nel tempo in pattern. Ok?
Parliamo allora di come vengono immagazzinate attraverso il codice. Che cos'è il codice? Che cos'è l'algoritmo? Tutte le volte che si parla di algoritmi, ovviamente per i neofiti c'è tantissimo... Ok, un algoritmo, andiamoci piano, è una cosa sicuramente complicata o cose simili. Bene, in realtà la parola algoritmo sottende un processo molto semplice. Informazioni arrivano, vengono lette, modificate, reinterpretate e danno origine a altre informazioni. Questo è un algoritmo. Ogni volta che prendiamo un'informazione, la trasformiamo e la rendiamo di nuovo utilizzabile, questo è un algoritmo di per sé. Il codice è una regola per convertire appunto pezzi di informazione in altre informazioni o oggetti, non necessariamente della stessa natura o tipo. Ok? Lo strumento che andremo a utilizzare in questi giorni per chi parteciperà al workshop, si chiama Grasshopper, questa è una definizione, si dice, ovvero un algoritmo fatto dentro Grasshopper. E ciò che questa immagine rende assolutamente evidente, un'immagine di 5-6 anni fa di un ragazzo statunitense, John Locke, rende assolutamente evidente questa cosa. Ciò che importa in questo sistema non sono i pezzi di informazioni, ma i set di relazioni fra le parti. Tutti quei cavi, quegli spaghetti che vedete, sono i set di relazioni installati fra le parti. Questo è un sistema a tutti gli effetti. Un sistema che è in grado di agire più o meno intelligentemente, questo dipende dal designer, ok? A seconda di informazioni che arrivano dall'esterno, di variare e mutare e interagire con queste informazioni. Bene, le connessioni... Le informazioni non sono solo appunto volatili, giacciono alla base delle cose fisiche. Questo è assolutamente indiscutibile. E i digital tools rendono evidente questa realtà, siccome sono basate sugli scambi di informazione, sugli processi di informazione stessi. E qual è il cambiamento più grosso che sta avvenendo? Presa coscienza di queste cose qua e adottando queste nozioni come base per la disciplina della ricerca e del design. C'è un cambiamento epocale in atto. Fino adesso i designer e gli architetti erano pensati come persone che prendevano la matita, avevano il lampo di genio, disegnavano su un notebook, probabilmente con un tratto pen verde, siamo abituati, o meno, io arrivo dalla scuola di piano e quindi gli schizzi col tratto pen verde sul foglietto erano tutto. L'idea è illuminante e poi a cascata da questo post-it con un tetto di un aeroporto schiere di architetti, designer, ingegneri, avvocati e quant'altro cercavano di tradurre in realtà questa idea primigenia. È un processo top-down, da un'idea si cerca di tradurre questa cosa qua. Ovviamente l'idea doveva in un certo senso istanziarsi in miliardi di processi più o meno intelligenti, anzi direi quasi mai intelligenti, però questa è una cosa molto personale. Comunque, questa idea doveva trovare posto nel mondo, in qualche modo. Bene, al contrario, se partiamo a utilizzare questi strumenti in queste condizioni, il processo è completamente inverso. Questa è stata la cosa che mi ha fatto innamorare del lavoro che faccio in questo momento. Pensate a questa cosa. Devo affrontare un progetto e devo decidere quali sono gli elementi esterni che voglio portare all'interno del progetto. Se sto utilizzando un algoritmo, devo prendere dei pezzi di informazione, giusto? Uno, devo decidere quali sono gli elementi da importare. E non è che potete decidere a parole, ah, importo la luce, importo il colore, importo la bellezza. No, 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 0 e 1, a me servono 0 e 1. Serve un modo per tradurre queste parole in valori numerici. E questa è una cosa importantissima. Uno, perché fate una scelta, dichiarate la scelta e siete obbligati a cominciare a pensare ai dati che mettete. Voglio analizzare il suono. Il suono è miliardi di possibili modi di campionare il suono, ci sono. Quindi dovete capire quale. Qual è l'unità di misura? Come lo importate, quali sono le tecnologie che importate. Quindi capite che già alla base c'è un lavoro incredibile. Secondo,
dovete decidere come far interagire le informazioni nel vostro sistema. Siete voi che decidete le regole di interazione. È un'altra presa di coscienza incredibile. Non potete blaterare, sì, in questo progetto abbiamo considerato... No. È dichiarato, l'avete scritto, ok? Terzo, il sistema elabora, è un sistema a tutti gli effetti, quindi prende informazioni, interagisce con queste e dà degli output. Ammettiamo per pura ipotesi, che ho preso in considerazione le variabili che volevo prendere, giusto? Ho scritto le regole che volevo utilizzare. Bene, la capacità computazionale che abbiamo è in un certo senso illimitata rispetto alle nostre risorse, tutti gli output sono accettabili. Se ho preso le informazioni che volevo e ho messo le regole che volevo, tutti gli output sono accettabili. Quindi non ragioniamo più nella descrizione di un prodotto, ma di un processo che ne attiva 1, 100, 1000, 1 milione. Infatti, quando iniziamo a utilizzare questi strumenti, noi produciamo popolazioni di possibili soluzioni. E questa è di nuovo un'innovazione epocale. Okay? Non parliamo più di prodotti, ma solo di istanziare uno dei milioni possibili. E questa è l'effettiva traduzione di ciò che avviene nel campo del design. Non si parla più di forma, quella che vedete là sopra è una specie di diaframma che si apre o si chiude. Quello che scrive il design non è più quel diaframma, ma è quella serie di regole che vedete là a sinistra, ovvero genotipo si chiama. Queste regole sono ciò che il design descrive effettivamente. Poi come il genotipo si traduce in fenotipo, ovvero si istanzia, potete avere 100.000 cose diverse. Quindi un set di regole può produrre milioni di output. Genotipo e fenotipo. Se non siete familiari con queste parole, cercate di diventarlo, perché nei prossimi anni diventeranno concetti cardine anche nel design e nell'architettura. Questo è uno dei primi esempi che aveva esplorato appunto questo genere di logiche. Greg Lean, forse lo conoscete, questo è un set di teiere e caffettiere disegnato da Greg Lean. Greg Lean non aveva disegnato appunto il set di teiere, aveva disegnato il set di regole, per cui là vedete la popolazione di possibili soluzioni che era possibile avere e il cliente poteva decidere quale avere. Non vi dico ovviamente quali sono i valori aggiunti di questa serie di cose, la personalizzazione, il fatto di avere un oggetto unico, cose che in questo momento hanno molto mercato. Bene, facciamo un passo successivo nella digital fabrication. Con la digital fabrication l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è l'informazione codificata in termini digitali, in linguaggio digitale. Quindi possiamo andare direttamente dal modello digitale alla costruzione fisica. Andare direttamente non vuol dire che il modello digitale è trasformato in modello reale. Non è questa cosa qua, ci sono molti step e questi li vedremo veramente durante il workshop. Bene, quello che vi ho appena raccontato è il framework teorico che è alla base di quello che vorremmo fare in questi 4 giorni. Non so come andranno i 4 giorni, ma è alla base di ciò che vogliamo esplorare. Da qua in avanti vi faccio vedere cose che in un certo senso sembreranno il futuro, ma sono cose che stanno avvenendo adesso. Tutto quello che vi mostro non è fantascienza, sta avvenendo in questo momento. E voglio partire da una frase di Kevin Kelly. Lo so, sono molto provocatorio su determinate cose, ma lo faccio per, in un certo senso, il vostro bene. Conoscete Kevin Kelly? Bene, questo è sul serio un nome di cui non potete assolutamente fare a meno. È una persona che ormai ha una 70 anni, ha scritto moltissimi libri riguardo alla tecnologia. Questo libro qua, nella fattispecie, racconta la sua vita, il suo rapporto con la tecnologia e cosa pensa lui della tecnologia e quale sarà la direzione che prenderà. Cosa la tecnologia vuole? Questo titolo già ci dice una cosa, che la tecnologia ha autonomia di pensiero. Cosa difficile da credere, ma è nel libro è spiegata molto bene. Lui è una delle persone che parla di queste cose nella maniera più intuibile e capibile in assoluto sul pianeta. Comunque, dice una cosa che dal mio punto di vista è sacrosanta. Circa 10.000 anni fa,
la comunità umana ha passato un punto di svolta, un punto cruciale, in cui la nostra abilità di modificare la biosfera ha superato l'abilità della biosfera di modificare noi. 10.000 anni fa noi abbiamo cominciato a imprimere delle modificazioni che erano in un certo senso non riattuabili, al contrario, cioè abbiamo cominciato a modificare il pianeta più di quanto un pianeta modificasse noi. Bene, in questi anni sta avvenendo un secondo tipping point. La soglia era appunto l'inizio del technium. Il technium viene inteso come il compendio delle tecnologie, sia in termini filosofici che tecnologici stessi. Bene, siamo a un secondo punto di svolta dove l'abilità del technium, quindi delle tecnologie di alterare noi, sta eccedendo la nostra capacità di alterare le tecnologie. Questo è assolutamente vero e avessimo un giorno vi porterei in giro a fare una passeggiata facendo vedere milioni di esempi di questo genere. Cavolo, non ho messo due slide che dovevo mettere, forse, me ne scuso. Comunque, se cercate in rete, un paio di mesi fa sono uscite le foto dell'ultimo stabilimento della Nokia, dove si lavora a produrre i cellulari, e si vede un enorme capannone in stile Amazon, in cui ci sono 2.000-3.000 persone che lavorano, ognuno al proprio banco, per costruire l'oggettino. E si capisce letteralmente che la tecnologia ci sta usando in un certo senso come esseri, organi riproduttivi. Cioè stiamo diventando gli organi riproduttivi della tecnologia. Se riesco vi cerco le immagini e vi faccio vedere dopo. Cominciamo a parlare di come trasformare gli oggetti digitali in oggetti fisici e parlare di ovviamente un fenomeno che è super in voga, ovvero la stampa 3D. I pochi che mi conoscono, credo, sanno quanto io sia una persona molto coi piedi per terra e molto poco facile a cavalcare le onde del momento. Non so se è un pregio o un difetto, questa è una cosa assolutamente discutibilissima da parte di chiunque. Bene, però voglio farvi vedere la stampa 3D da un punto di vista leggermente diverso e secondo me un po' più a lungo termine. Conoscete Neri Oxman? Allora, alcune domande. Quanti di voi sono architetti o studiano architettura? Allora, vi dico una cosa. Se siete in mare, siete appena caduti in mare da un barcone, dovete essere salvati e uno dice chi vuole essere salvato, nessuno alza la mano così. La mano si alza così, ok? Non c'è proprio verso. Quando uno dice alzate la mano, piena estensione. Quanti di voi architetti o designer? O in nel campo? Ok. Uno a metà? Ok. Bene. Neri Oxman dovete conoscerla, perché è una delle persone che in questo momento, lei è ricercatrice all'interno dell'MIT e si sta occupando di spingere letteralmente le frontiere del design un pochettino più avanti, e la sua ricerca effettivamente è legata alle tecniche additive di prototipazione. Comunque dice una cosa sacrosanta in un certo senso, come la rivoluzione che Gutenberg ha impresso ai suoi tempi, che ha permesso a chiunque di stampare libri in un certo senso, democratizzando l'informazione, quindi rendendo tutti abilitati a imparare a leggere e scrivere, non è detto che tutti abbiano imparato, ma abilitato il fatto che potesse succedere, bene, il 3D print come tecnica sta rivoluzionando il modo con cui facciamo la fabbricazione. Perché? Perché abilita tutti alla possibilità di poter costruire. Il fatto di abilitare, e fate molta attenzione a questa cosa qua, non fa di voi né un buon designer e né vi fa produttori di cose che funzionano. Questo dipende da voi. Come le stampanti che avete comprato fino all'altra settimana, non è che facevano il fatto di poter stampare le cose, facessero di voi dei poeti o dei buoni giornalisti o cose simili. Sono strumenti che permettono, abilitano il fatto di fare cose buone o meno. Stessa cosa con queste stampanti. Bene,
Molti esempi di stampa, in questo momento ci sono ragazzi, designer, che stanno cominciando a stampare prodotti nel campo del fashion. Questo è un prodotto molto interessante. Ho conosciuto personalmente il ragazzo che disegna, un ragazzo molto in gamba, Francis Bitonti, che ha disegnato uno dei primi vestiti completi e ha stampato, ovviamente. Sono tutti prodotti stampati. In questo momento potete stampare letteralmente di tutto, c'è la gara a chi stampa le cose più strane, ogni giorno c'è a chi stampa qualche cosa di diverso, questa è una stampante per i condimenti dei burritos. Bene, non è esattamente quello che ci interessa, quello che ci interessa è che cosa è effettivamente o cosa vuol dire utilizzare la stampa additiva. Tenete presente che in natura qualsiasi cosa cresce e varia le proprie funzioni includendo layer di informazioni, ok? Quindi la cosa bella dei processi additivi, in questo momento li stiamo usando in maniera, non voglio dire stupida, tenete presente che stiamo entrando all'interno di una nuova era, quindi stiamo veramente letteralmente giocando, non credo che ci siano persone sul pianeta che siano ancora in grado di comprendere appieno le potenzialità di queste cose, però stiamo giocando con questo genere di strumenti. Bene, la stampa in questo momento noi mandiamo un'informazione che è la posizione nello spazio della materia, quindi diciamo alla stampante vai X, Y, Z, deposita il materiale. Questa è l'informazione base che mandiamo nel momento in cui stampiamo. Bene, Neri Oxman già da qualche anno ha cominciato a pensare a come immagazzinare diversi layer di informazione, quindi non solo la posizione nello spazio, il colore, un layer di informazione successivo, la densità del materiale, il materiale bianco è molto morbido, il materiale nero è molto morbido, il materiale bianco è più rigido. Quindi il fatto di variare la densità della materia nello spazio è una cosa rivoluzionaria, vuol dire avere degli oggetti che sono organizzati in maniera non omogenea, quindi il comportamento non è omogeneo. Ovviamente questa tecnica comincia a abilitare il fatto di poter addizionare i layer di informazioni. Infatti alcuni designer, più che interessati dalla forma generale dell'oggetto, hanno cominciato a pensare a come istanziare la materia. Questo pattern, ovviamente in questo caso qua, è molto omogeneo, ma se voi cambiate la thickness, lo spessore con cui viene stampata la cosa, o cambiate lo spessore, la larghezza dello stampo, potete avere un materiale che piegato si comporta in maniera non omogenea. Comportarsi in maniera non omogenea vuol dire il poter direzionare sforzi, tensioni e quant'altro. Quindi questo è la base del lavoro del designer. Questo è uno dei primi esempi in macro scala di stampe non omogenee. Questa sedia qua è fatta da celle più o meno grandi in cui la materia è stampata in maniera più o meno densa. C'è più materia, meno materia, quindi il comportamento effettivamente quando vi sedete non è omogeneo. Ed è un modo di cominciare a guardare a quei gradienti, a quelle variazioni, vi ricordate di cui parlavamo prima. Ma non è abbastanza. In questo momento forse qualcuno di voi ha sentito parlare di 4D print, ovvero c'è molta confusione sull'argomento, io ovviamente odio un po' la generalizzazione che viene fatta dell'informazione su questo genere di cose, comunque non fa parte della lecture. Bene, ci sono Skylar Tibbetts, capo di un altro gruppo di ricerca sempre all'MIT, che è il Self-Assembly Lab, ovvero, pensate a questa cosa qua, noi stampiamo la materia, ma stampiamo all'interno della materia anche le informazioni per rendere la materia dinamica. In questo caso c'è un cubetto che è stampato unfolded, quindi completamente spiattellato, ma nel momento in cui lo mettete in acqua, il cubo reagisce e si chiude. Come succede questa cosa qua? Bene, utilizzando due materiali. Se avete due materiali che si comportano in maniera non omogenea all'acqua, uno ha un ritiro maggiore e l'altro no, ovviamente il ritiro maggiore tende a piegare il materiale. Quindi ha trovato un modo molto interessante per incorporare anche le informazioni relative al movimento. Quindi il 4D printing non è qualche cosa che si muove perché voi lo muovete, è qualche cosa che si muove perché voi avete informato la materia nel momento in cui la stampavate o avete abilitato la possibilità di muoversi. Ok?
Ma c'è molto di più. In questo momento, questa è un'immagine relativamente vecchia, di 3 anni fa, della Vienna University of Technology, possiamo stampare alla nanoscala. Stampare alla nanoscala vuol dire poter informare la materia non solo al visibile, ma anche all'invisibile. Immaginate, ci sono già alcune ricerche in cui vengono stampate porzioni di tessuto in cui il tessuto all'interno, alla nanoscala, è più o meno poroso, è più o meno denso. Quindi all'occhio sono tessuti completamente omogenei, ma non lo sono completamente. Quindi voi cominciate a organizzare quello che normalmente viene organizzato attraverso più o meno spessore nella giacca, cappucce e quant'altro, viene fatto a nanoscala. Ma viene fatto molto alto. Non solo nano stampe, ma nanostampe di meccanismi. Ovvero potete cominciare a pensare, in pochissimi anni, queste cose. Quello di cui sto parlando nella lecture che avevo organizzato 2 anni fa era la ricerca, il top della ricerca a livello mondiale. In questo momento potete già comprare le stampanti online, cioè questo è il passo della tecnologia. E quando uscirete da qua probabilmente qualcuno l'avrà già fatta con una do it yourself. Comunque, immaginate avere materiali che hanno meccanismi all'interno, meccanismi di questo genere, ovvero meccanismi, immaginate la macroscala dei movimenti su meccanismi di questo genere. Ogni volta che muovete un braccio avete degli tsunami a livello di movimento e di energia su questi meccanismi, e vuol dire magari produrre energia elettrica per i vostri dispositivi. Sta già avvenendo questa cosa, ci sta già pensando qualcuno prima di voi, ok? Ci sono persone, tipo Lee Cronin, che sta pensando, e ormai sta già facendo, sta pensando di stampare farmaci. Perché dobbiamo, innanzitutto, perché tutti quanti devono avere lo stesso farmaco, quindi quando soffriamo in termini differenti degli stessi disease, delle stesse cose. Quindi il poter dosare in maniera personalizzata le cose è fondamentale. Bene, lo sta facendo. Alcuni anni fa questa ditta, si chiamava Envisiotech, aveva cominciato a produrre le prime stampanti di materiale organico, quindi bioplotter. Adesso ce ne sono altre 2 o 3 di cui la Organovo sta letteralmente dominando il mercato. Bene, ci sono stampanti che vi permettono di stampare materiale organico, quindi stampare cellule. La stampa 3D viene già utilizzata attualmente per stampare pelle, in modo da poterla sostituire al posto delle colture batteriche per gli ustionati. Ci stanno già stampando porzioni, gli impianti sono già stati più che positivi. Bene, si comincia a stampare parti umane. Se non ci credete, esiste già una ricerca che ha prodotto 2 anni fa il primo rene funzionante. Quest'anno è stato stampato, è prodotto un rene funzionante e si sta cercando di impiantarlo. Quali sono i vantaggi? Ovviamente avete tolto tutti gli svantaggi della donazione, perché quando avete un organo che è di qualcun altro non è detto che sia compatibile. In questo caso qua voi potete decidere se è compatibile o no, quindi utilizzando cellule staminali vostre ovviamente potete avere materiale organico che è assolutamente compatibile. Comunque si sta cominciando ad andare anche in questa direzione. Questo è realizzato, non è un fotomontaggio, questa è una protesi a tutti gli effetti, è di Alexander Seifanen. Bene, si stanno stampando orecchi bionici. Cosa vuol dire orecchio bionico? Pensateci un secondo. Orecchio bionico non è solo sostituire un orecchio a una persona che ha un orecchio che non funziona, ma è sostituire un orecchio a una persona che non funziona con un dispositivo tecnologico all'interno. Questa cosa qua ci frega tutti, perché questa persona che riceverà questo orecchio sarà la prima a poter sentire frequenze che noi non sentiamo. E dipende solo dall'upgrade della tecnologia. Quindi sarà una persona che tecnicamente potrà evolvere in maniera molto più veloce. Questa cosa qua innesca miliardi di altre domande, altri termini di design di cui non parleremo in questa sede, ma molto interessanti. Bene,
Abbiamo visto la prima bioplotter che costava 2 anni fa $80,000, adesso la potete comprare dalla Organovo, se non mi sbaglio, per 34,000. Nel frattempo in un laboratorio di non so se di New York, ma comunque il BioCurious, questa è la prima stampante do it yourself di materiale organico. Quindi è fatta con 2 carrelli del vostro CD, ormai non esistono neanche più i lettori CD, comunque è fatta con 2 carrelli del lettore CD, il trascinamento, e poi avete la testa che deposita materiale organico. Quindi in 3-4 anni siamo passati da $80,000 a do it yourself. Questa è la velocità con cui corre la tecnologia, e credetemi, non siamo adatti ad adattarci a questa velocità. Quindi dovremo decidere determinate cose nei prossimi anni. La tecnologia viaggia a delle velocità in cui noi inevitabilmente non possiamo adattarci. Bene, questa è una stampa fatta con quella stampante, sono stati posizionati all'interno di un petri dish, sono i piattini su cui vengono fatti gli esperimenti, i nutrienti per determinati batteri luminescenti, a seconda di dove mettete i batteri, ovviamente, cioè i nutrienti, i batteri vanno a accumularsi, perché è lì che c'è il cibo. E quindi ottenete questi effetti abbastanza interessanti. Bene, ma non è abbastanza. Ultimamente, in questi ultimi anni, si sta cominciando a diffondere una cosa che comunque è una ricerca che esiste da tantissimi anni, il fatto di poter utilizzare la parte biologica come supporto per le informazioni digitali. Bene, questo signore si chiama Nick Goldman, che lavora all'Istituto di Bioinformatica Europeo, ha fatto una cosa molto particolare. Ha trovato il modo per prendere un'informazione, codificarla con lo stesso linguaggio del DNA e metterla all'interno del DNA. In un millimetro di DNA potete immagazzinare il contenuto di un'intera biblioteca gigantesca, ok? Non dico il sapere umano, perché non sappiamo quantificarlo, ma in un millimetro di DNA potete mettere miliardi di terabyte di informazioni, ok? E in questo momento siamo sulla strada, anzi in realtà siamo già capaci, dobbiamo solo capire, trovare strumenti abbastanza economici per fare questa cosa qua, ovvero trasformare informazioni digitali in biologiche e da biologiche digitali. Il processo esiste già, solo che costa parecchio. Tenete presente che 5 anni fa decodificare il vostro DNA, cioè proprio codificarlo, leggerlo completamente, costava all'incirca $1,000,000. Adesso online potete comprare un kit a $50. Prendete un kit, mettete la vostra saliva su un tampone, spedite la cosa, 3 giorni vi torna una piastrina con le informazioni dentro del vostro, completa sequenza, si chiama sequenziare il DNA questa operazione. Ok? Questo è sempre per darvi la misura con cui la tecnologia evolve. Bene, però questa cosa qua abilita ancora una cosa molto, 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 molto interessante e che secondo me rivoluzionerà il mondo del design a tutti gli effetti. Fino adesso abbiamo parlato di come trasformare i bit in materia, ok? In atomi. Non so se avete presente la frase From Bit to Atoms, molto celebre all'interno dell'MIT. Comunque, sappiamo ormai come fare, trasformare i bit in atomi, in materia, organizzare la materia, layer di informazioni e quant'altro. Ma ci sono persone, e non sono designer o architetti, che stanno facendo questa cosa qua, da bit a cellule. Stanno stampando DNA, a tutti gli effetti. Stampare DNA non vuol dire solo stampare DNA. Il DNA è il sistema operativo di ogni essere organico. Ogni essere vivente utilizza lo stesso sistema operativo, è DNA. Quindi vuol dire disegnare la vita. Questa è una cosa che ci sono già persone che si occupano di queste cose qua. E io come designer, sinceramente, quando ho scoperto questa cosa, per me è stato come togliermi la sedia da sotto del... Cioè, come possiamo pensare di fare i designer e non essendo consci di queste cose qua, di queste opportunità? Pensate sia meglio disegnare, non meglio, sia più interessante per alcune persone disegnare una sedia o pensare a come disegnare le prossime feature che avverranno sul mio corpo? Queste sono cose molto discutibili, ma anche molto interessanti. Bene, questa è una delle ultime persone che dovrete assolutamente conoscere, i vostri figli studieranno sicuramente sui libri di scuola.
Lui si chiama Craig Venter, è a capo del più grosso istituto di sequenza del DNA sul pianeta, è un istituto americano, è il suo istituto. Lui lavora appunto su come sequenziare DNA e creare vita sintetica. Bene, nel dicembre sempre del 2010 quest'uomo ha fatto un'operazione assolutamente allucinante, ovvero ha preso il batterio più semplice sul pianeta. Non è andato tanto lontano, ha detto iniziamo semplici. Batterio più semplice, l'ha preso, ha estratto il DNA a forza, ok, proprio tolto dallo scaffold, dal batterio di suo, è andato sul proprio computer, ha sequenziato un DNA nuovo, l'ha rimesso dentro lo scaffold del batterio e il batterio ha ripreso a vivere e a riprodursi. Per la prima volta sul pianeta un essere sintetico è stato disegnato. Questa, secondo me, era una notizia da prima pagina su qualsiasi quotidiano. Soprattutto su qualsiasi quotidiano che si occupa di design. Perché questo è alla base di ciò che avverrà nei prossimi anni. E se non ne siete consapevoli, mi dispiace, ma come me siete carne da macello. Cioè, chi non prende in considerazione il fatto che avvengano queste cose qua, e questi qua siano territori di esplorazione per i designer, secondo me, fa un errore madornale. Non ho detto che tutti dobbiamo farlo, non possiamo farlo tutti, non vorremmo farlo tutti, ma è una cosa di cui almeno essere consapevoli. Bene, l'operazione che abbiamo descritto, ovvero il fatto di cominciare a utilizzare il DNA come strumento per organizzare la materia, si chiama Synthetic Biology, ovvero il design e la costruzione di device e sistemi biologici. È una disciplina a tutti gli effetti, da anni, il più grosso finanziamento dopo le armi, a livello mondiale, quindi dopo il DARPA, il più grosso finanziamento sul synthetic design a livello mondiale. Ci sono tre finanziamenti che in questo momento stanno cioè le tre voci che utilizzano il maggior numero di finanziamenti sul pianeta sono armamenti, studio del cervello e synthetic biology. Ok? Bene, cosa sta avvenendo? Nello schema sopra vedete dei codici che sono i codici di gate. Nelle informazioni in natura girano in maniera abbastanza semplice. Un'informazione arriva e normalmente una molecola, una cellula, deve decidere questa informazione la faccio passare o no, e si chiama gate. Ok? Bene, quello è quello che fanno i programmatori tutti i giorni con i linguaggi di programmazione ed è quello che facciamo come designer a livello computazionale. Bene, ci sono persone che stanno facendo la stessa cosa programmando le molecole. Quindi, stanno facendo gli stessi gate programmandoli. Se credete che sia una cosa distante anni luce da voi, questo è uno screenshot del mio computer. È un programma open source che trovate per qualsiasi sistema operativo, anche sui tablet, quindi Apple. Quindi è una cosa che scaricate all'istante. Bene, questo sistema, questo programma vi permette di prendere batteri, mettere il DNA, spiattellarlo sull'interfaccia, andare a agire su ogni lettera del DNA, ricompilarlo. A destra in alto c'è scritto pricing in quella tab blu, quindi voi mandate il file, vi fanno il prezzo e voi in 3 giorni avete il nuovo DNA sequenziato a casa. Questa è la realtà delle cose, non vi sto parlando di cose che succederanno fra 20 anni, ok? Bene. Questo è quello che sta avvenendo e che sta avvicinando persone interessate. Io lo sono molto in questo caso interessato, non sono specialista, però quello che leggo è una cosa che mi interessa e che mi motiva a voler indagare maggiormente su queste cose. Bene, fino adesso la programmazione avveniva sul computer, erano 0 e 1 e lo strumento con cui l'attuavamo era il computer stesso, giusto? Bene, in questi anni sta avvenendo l'unione di questi due campi. La programmazione standard e la programmazione a livello biologico. E sotto c'è il secondo sistema che utilizzano. Invece di 0-1 utilizziamo le 4 lettere del DNA, che in realtà non sono neanche 4, ma ne stiamo sintetizzando di nuove, e gli strumenti con cui li attuiamo, le cellule. Pensate che in Inghilterra ci sono laboratori in cui si stanno estraendo porzioni di DNA, che sono quelle che regolano la bioluminescenza, e si stanno impiantando queste porzioni di DNA su altri esseri biologici.
per cui hanno avuto tanto clamore i primi conigli luminescenti, ma non è tanto il clamore della cosa, è il fatto che si comincia a pensare in quei termini. Questa cosa qua è rivoluzionaria. Bene, voglio chiudere l'intervento con alcune frasi prese da Andrew Hessel, da una lecture bellissima che si chiama Even Evolution Evolves. Anche l'evoluzione evolve. Andrew Hessel, tenete presente che è un computer scientist passato alla synthetic biology ed è stato assunto, questo lo saprete tutti chi è, da Autodesk. Autodesk ha assunto Andrew Hessel in un dipartimento che si chiama Cyborg Technology, ok? La Autodesk, il più grosso finanziamento che sta erogando in questo momento è per studiare i prossimi software con cui fare queste cose. Quindi se lo fa Autodesk vuol dire che quello è il futuro. Cioè non si muove un colosso di queste dimensioni per cose che non hanno profitti di mercato più che ampi. Bene, Andrew Hessel parla in questa sua lecture bellissima, vi darò tutti i riferimenti se vi interessa. Bene, dice... Ogni essere vivente sul pianeta usa lo stesso sistema operativo, usa lo stesso linguaggio di programmazione, dal batterio fino all'essere più complesso che siamo noi, o perlomeno abbiamo la presunzione di essere. E questo sistema operativo si chiama DNA. Bene, DNA è il programma, il sistema operativo delle cose viventi. Quindi adesso abbiamo un'idea molto precisa di come andare dai bit agli atomi fino alle cellule. E qual è la conseguenza più alta di questa cosa qua? Bene, non solo possiamo disegnare cose nuove, ma in questo momento stiamo diventando responsabili per ogni cosa vivente sul pianeta. E non solo dobbiamo scegliere cosa disegnare, ma cosa vogliamo diventare. È la prima volta che succede. Non solo, come dice la frase darwiniana, il survival of the fittest, okay? La sopravvivenza del più forte, tutt'altro, la costruzione dell'inteso, cioè dobbiamo decidere cosa vogliamo diventare. Ma di sicuro il prossimo paradigma nel campo della programmazione, del design, è la scienza della vita, life science. Okay? Bene, alcune frasi giusto per riassumere determinate cose, alla luce di questa lecture, quella è la frase più importante che dovete portarvi via da questi 4 giorni. L'intelligenza non è questione di numeri. I modi con cui misurare l'intelligenza sono molti e sono molto diversi. Ma sicuramente l'intelligenza può essere descritta come l'abilità di adattarsi ai cambiamenti. Se non avete questa abilità di adattarvi ai cambiamenti in atto, non c'è posto per voi. Io lo dico in maniera molto cruda, Lo dico anche per me stesso ogni giorno, se non avete questa abilità di adattarvi ai cambiamenti in atto, non c'è posto per voi. In un'era in cui la tecnologia e la biologia stanno diventando i nuovi media, la nostra abilità di trasformare la materia, di programmarla, sta radicalmente cambiando. I nostri tool stanno avanzando e i campi di esplorazione e di applicazione si stanno allargando ogni giorno. Siamo pronti per essere questi designer? Questo sta a voi deciderlo e soprattutto esserlo. Un'altra cosa, il futuro non è domani, il futuro è adesso e se non siete abbastanza veloci, no way, non ci siete. Grazie mille. Se avete domande, sono più che ben accette. Domande sulla lecture in prima parte, poi domande sui 4 giorni dopo. Se non avete domande dopo una lecture del genere, è preoccupante. No, non per la lecture, non perché l'ho fatta io, ma perché le cose che vi ho fatto vedere penso che debbano avere un impatto molto forte sul vostro modo di affrontare le cose. A me stava, appunto, io parto proprio dalla fine di tutto quello che hai detto, perché ci hai aperto una prospettiva veramente molto, molto affascinante. Ovviamente, al momento mi spaventa. Anch'io sono assolutamente spaventato. Perché, concludo un ragionamento che alla fine è emerso ieri.
e anche quello che diceva Neri Oxman alla fine. Cioè, la democratizzazione dei mezzi di trasmissione delle informazioni, della conoscenza, non ha portato automaticamente a un miglioramento della nostra capacità di conoscere. Dobbiamo essere critici e sapere, avere gli strumenti per capire la massa di informazioni che ci arrivano e accrescere la nostra conoscenza. La democratizzazione dei mezzi di costruzione, di realizzazione degli oggetti, non ha portato automaticamente a un miglioramento della qualità del design. C'era appunto un articolo che hai postato tu un tempo fa, che diceva appunto il tipo, il fatto che posso fare una cosa non è detto che la devi fare per forza. Per cui il mondo si è riempito, sì, di tante cose interessanti, ma anche di una serie, di una massa enorme di stronzate a livello di prodotti, perché appunto non c'è la cultura del design, appunto, insito nella miriade di persone che adesso si approcciano il design attraverso l'autoproduzione. E questa stessa cosa dobbiamo assolutamente velocemente innestarla anche su questo tipo di ragionamento. Appunto, cioè, dobbiamo cominciare a crearci gli strumenti culturali per capire, appunto, cioè, sembra abbastanza evidente che possiamo decidere cosa vogliamo diventare, però non abbiamo assolutamente gli strumenti per capire come affrontare il tema e come diventare ovviamente qualcosa di meglio, no, rispetto a quello che siamo. Secondo adesso. Rispondere abbozzare una discussione esaustiva su questa cosa qua richiede altri 4 giorni di workshop, però voglio sottolineare alcune cose. Uno, il fatto di non essere consapevoli che queste cose avvengano è già un dramma da un certo punto di vista, perché tenete presente, voi siete liberi solo nel momento in cui potete scegliere fra alternative. Se non siete consapevoli delle possibili alternative, non siete liberi di suo, ok? Quindi non essere consapevoli di ciò che avviene, questo è il primo delitto in un certo senso. Cioè, ognuno di noi dovrebbe essere assolutamente esploratore in queste cose e cercare di capire ciò che avviene. Perché se non lo sapete, non potete decidere. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, l'information overload è una cosa di cui si discute tantissimo e sono delle idee... Io sono opinioni molto radicali, quindi possono essere giuste o sbagliate, il tempo lo dirà, io non voglio assolutamente né mettermi dalla parte della ragione del torto, ma voglio almeno dire cosa sta succedendo. L'information overload è una cosa che sta succedendo. Sicuramente nessuno di noi può stare dietro a tutte le cose che stanno accadendo, bisogna utilizzare un sacco di tempo per farlo, e questa cosa sta evidenziando una cosa che ho detto durante la lecture: non siamo adatti a questa corsa che sta avvenendo, quindi dobbiamo pensare con questi strumenti che abbiamo al modo in cui adattarci a questa cosa, a sopravvivere e se possibile utilizzarle al meglio. Sono anche dell'idea che la democratizzazione, più o meno limitata, perché la democratizzazione c'è stata sullo strumento e sul fatto di utilizzare lo strumento per stampare le cose. Su tutte le cose di cui abbiamo parlato, questo genere di democratizzazione non c'è stata assolutamente. Okay? Quindi, in realtà, la democratizzazione è una democratizzazione di mercato. Vogliono che compriamo lo strumento, ma non ci hanno detto che cosa possiamo farci, se non la tazzina, il braccialetto più figo del mondo o cose simili. Io da questo punto di vista non sono assolutamente interessato a questi strumenti, sono interessato a cosa questi strumenti abilitano per introdurre qualche cosa di nuovo. Però un'altra cosa è assolutamente vera: se non si fanno maggior numero di esplorazioni possibili, dalla più semplice alla più articolata, e poi il tempo dirà se è più stupida o meno, quindi se non si fanno tutte le esplorazioni possibili non possiamo capire qual è il margine operativo delle cose. Quindi è dovere, credo, di ognuno di noi, in termini come designer, di prendere in considerazione le tecnologie, le opportunità che ci forniscono e elaborare in maniera personale queste cose.
Il problema in questo momento, a livello internazionale, ma soprattutto a livello nazionale, è il fatto che non esiste, se non il fatto di utilizziamo la stampante 3D per fare qualsiasi cosa, qualcuno che stia veicolando le informazioni che invece sarebbero necessarie per attivare processi di design leggermente più articolati. Questo è un mio modesto parere. E il secondo step che abbiamo fatto nella lecture, quindi di cui abbiamo parlato, non solo si può manipolare la materia, ma la materia organica, in realtà ci prende un po' impreparati, ma ci prende impreparati perché non abbiamo assistito all'evoluzione di questa cosa. Perché magari io fino ad oggi non vi ho fatto vedere determinate cose, o qualcun altro ve le ha fatte vedere, ma le cose stanno avvenendo. Ci sono già designer che stanno pensando queste cose, designer che stanno prendendo in considerazione queste cose qua. Pensate che ci sono designer che stanno utilizzando come temi di progettazione il fatto di costruire esseri umani o altre cose in grado di vivere nello spazio. Io il tema dello spazio lo trovo molto affascinante, perché non perché lo spazio, a parte il fatto che è un futuro inevitabile, il fatto di andare a colonizzare altri pianeti, ma il tema dello spazio è fondamentale per azzerare le proprie convinzioni. Nulla nello spazio lavora nello stesso modo con cui lavora nel pianeta. Digerire non è la stessa cosa, ok? Nello spazio bere non è la stessa cosa. Uno dei progetti più belli che ho visto l'anno scorso era per un bicchiere con cui bere liquidi nello spazio. Non può avere la stessa forma o perdete tutti i liquidi. Questi sono temi secondo me radicalmente affascinanti, perché dovete mettere, sappiamo le cose bene, ma dobbiamo mettere in un cassetto perché le cose che diamo per scontate non lo sono più. E questo ti mette nelle condizioni in cui devi riscoprire tutto. Un'altra cosa che voglio evidenziare rispetto a ciò che sta avvenendo in questi ultimi anni, un po' dappertutto. Io negli ultimi 2 anni ho completamente spostato la mia attenzione dal campo dell'architettura, della ricerca architettonica, al campo delle discipline scientifiche. E vi dico una cosa, che forse può stimolarvi o no, non lo so, però quando parlate con ogni genere di scienziato, quindi persone che si approcciano alla disciplina scientifica, il punto di partenza di ogni discussione è il punto interrogativo. Noi siamo qui ogni giorno per scoprire qualche cosa di nuovo che magari mette in discussione quello che abbiamo fatto ieri, o lo porta avanti, o lo conferma, o lo non conferma, ok? Questo è il punto di partenza di ogni discussione. Voi parlate con i designer e gli architetti, io lo dico dopo, ho 44 anni, quindi non sono esattamente arrivato ieri, e ho parlato con abbastanza persone, il punto di partenza ogni volta è, ok, io so e tu adesso ascolti. Esattamente l'opposto. Con un mondo che è molto autoreferenziale, in cui il punto di partenza è io so, è un po' difficile portare avanti le cose. Ed è per quello che credo fortemente, il mio team, nel senso il gruppo in cui lavoro, ha un approccio molto multidisciplinare, è appunto questo. Il fatto di non dare nulla per scontato, il fatto di usare ogni possibile progetto come punto interrogativo da cui partire. Completamente azzerare le proprie azzerare le proprie convinzioni e utilizzare le competenze che si hanno per introdurre qualcosa di nuovo. Io penso che questo approccio top down, approccio bottom up, sia una delle risorse più grandi che possiamo avere come nuove generazioni. Ma se non ne siamo consapevoli, ripeto, non siamo liberi di scegliere. Non so se ho risposto, ma parzialmente. Altre domande? No? Ok, domande sulle 4 giornate che andiamo a... Quanti di voi saranno presenti alle 4 giornate? Ok, molti di voi, bene, bene, bene. Allora, vi descrivo a grandi linee l'idea che ci siamo fatti, perché ogni workshop in realtà è un viaggio, quindi non sappiamo esattamente dove andiamo a finire. Allora, i primi 2 giorni sostanzialmente saranno imparare a utilizzare lo strumento che andremo a utilizzare. Non so quali saranno le velocità che riusciremo a imprimere, perché siamo un gruppo mediamente numeroso, quindi questi numeri hanno delle dinamiche normalmente abbastanza particolari. Comunque, l'obiettivo del workshop è
sono due. Innescate la vostra curiosità, perché la curiosità è l'unica molla che vi spinge poi a spendere il vostro tempo in autonomia. Se non inneschiamo quello, in un certo senso abbiamo buttato via il tempo. Secondo, rendervi un minimo autonomi nel portare avanti le cose. Ok? Quindi il mio obiettivo è uscire da 4 giorni da qua, non aver stampato la cosa più bella del mondo. Ricordatevi che per qualsiasi cosa idea abbiate in mente, qualcuno l'ha già fatta meglio di voi. Questa è una verità sacrosanta dai tempi di Google. Secondo me dovrebbe esserci proprio, i tempi dovrebbero essere misurati prima e dopo Google, cioè questo è poco ma sicuro. Quindi l'idea non è stampare il pezzo più bello, ma essere autonomi nel processo, quindi essere in grado di pensare a una cosa, articolare il processo ed essere in grado di arrivare alla stampa, ok? Questo è l'indirizzo che abbiamo in questi 4 giorni. Come ci arriveremo lo scopriremo solo vivendo, come si dice, ok? Da parte mia è tutto. Se ci sono...